Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di intelligenza e, come potete vedere, mi sono travestito da ragazzo intelligente. Steve Mad. Scherzi a parte, mi sono travestito da coglio proprio per bilanciare l'estrema intelligenza e l'estrema razio che vi sciorinerò in questo video insieme a una proprietà linguistica non da poco. Il gioco di oggi si chiama Braindom 2 ed è un gioco di indovinelli che più o meno avrete visto fare a mezzo mondo su YouTube, ma io come al solito sono anti-intuitivo e anti-vento e lo faccio quando stracazzo mi pare, cioè oggi. Partiamo dal primo indovinello. Se questo video arriva a 15.000 like, potrebbe significare che vorrete un altro video su questo giochino. Sarebbe bello finirlo tutto, spoiler, non succederà mai. Partiamo dal primo indovinello. Chi è il padre? Beh, entrambi dicono che sono il padre, ma dietro c'è una foto, quindi secondo me B, mostra le tue prove. Chi sta? Ah, addirittura mi chiedi la conferma. Sei un pezzo di merda. B, allora. Hai capito. E siamo solamente al primo livello. Ovviamente non avendo comprato il gioco sbloccato, perché chi cazzo gli spendi i soldi per comprare il gioco, ci sorbiremo anche le pubblicità. Ma durante questa pubblicità noi parleremo del più e del meno, dei cazzacci nostri, va bene? Così ci confideremo io con voi. Perché questi uomini rivendicano la paternità? Dobbiamo chiedere alla madre? Pater semper certa est. Pater, buh. Chi è la ragazza di Adrian? Beh, Mary. Ma sempre le mie prove. Ma in ogni cosa devo mostrare le mie prove. Come i bimbi minchia fanno le incisioni sugli alberi. Io no, onestamente è una cosa che non ho mai fatto, perché sono un amante della natura. E andare onestamente a rovinare la natura per scrivere il mio nome con quello della mia ragazza, che probabilmente mi cornificherà il giorno dopo, perché a quell'età siamo tutti un po', non lo so, non si sa, in queste cose non si sa mai. Mi pare un po' una cazzata. Chi è sposato? Allora, dobbiamo cercare. Beh, loro hanno due biglietti. Non voglio il tuo doppio indizio! Allora, lui ha due biglietti. Due biglietti. Hanno tutti due biglietti. Pezzo di merda. Però lui ha una borsetta. Credo sia C. Perché Londra, Canada. Sconto famiglia Londra, Canada. Eh beh, allora B. Hai mai lodato il sole? Nulla mi può fermare. Credo che se presentiate lo score di questo gioco a qualsiasi facoltà, avete la laurea d'onorem. Non ne sono sicurissimo, ma io proverei fossi in voi. Chi è il vincitore? Ho vinto io. Allora, lui non sta nemmeno esultando, quindi mi pare un po' una cazzata non esultare. Però lui sta andando al contrario. Ora, direi B, perché lui sta esultando. Il cavallo è pure più stanco. Allora A, mostra le tue prove. Perfetto. In entrambi i casi devo mostrare le mie prove. Allora, ragioniamo. Qui è il momento di ragionare. Allora, ci sono due cavalli. E fin qui non ci piove. Il cavallo di sinistra sta trottando. Quello però davanti mi sembra più stanco. Io direi che è stanco lui. Sono un idiota. Dovevamo guardare il photo finish. Quindi vince A. Perfetto. Chi sta mentendo? Questa è la direzione giusta. Allora, proviamo a vedere se ci sono macchinisti. Ok, di qua invece. Ma ti devo dire, secondo me... Scusami. È B la direzione giusta, non c'è nessuno. Ma A è impossibile. Perché è A? Ma se c'ho il treno, come cazzo è che è A? Scusami, sta venendo il treno verso di me. Come ha fatto la locomotiva ad avere tanto successo? Non ho mai preso un treno nella vita. Io metto non mi piace intanto. Però mi ci rivedo un attimino nel ragazzo immagine del gioco. Proviamo a fare un comparison, Angelo. Esatto. William Shakespeare. Allora, momento cultura. William Shakespeare è stato un drammaturgo, poeta e attore inglese, ampiamente riconosciuto come il più grande scrittore di lingua inglese e il più grande tragediografo del mondo. Great. Anche cultura con Murri. Non solo cazzate, non solo idiozie, non solo parolacce, ma le volte anche un po' di cultura. Anche qui, chi sta mentendo? Hai 13 anni, non puoi guidare. Ne ho 30. Ok, mica indovinelli di un certo livello comunque. Allora, l'unica cosa sarebbe... Intanto, sicuramente non si chiede l'età a una signora, quindi questo è poco ma sicuro. Ma si potrebbe provare a chiederle l'età o a toccarle le minde. Ah, però qui ex studenti liceo 2008. E quindi sicuramente ha perlomeno partecipato al liceo. Però io mi chiedo, per... ex studente di liceo 2008. Ma che cazzo significa? Esistono gli anelli per gli ex studenti? Non ne ho mai sentito parlare. L'ho appena...
Signori, ecco a voi la foto di un idiota. Bene, questo mi è piaciuto onestamente, perché mi sono meritato proprio la classifica di demente. Allora, aiutalo a scegliere chi dovrebbe portarsi, secondo voi, all'altare o a fare una sana e bella... Non lo dire. Scopata. Allora... Sembrano simili, apparentemente. Non credo ci sia una grande differenza nelle dimensioni del cazzo. Anche cultura con burri. Mostra le tue prove, aiutala a scegliere. E cosa dovrei... Ah, vediamo cosa stanno guardando sul cellulare tutti e due. Lui sta guardando una figa su Tinder. E lui invece... Lui sta ordinando della pizza, quindi secondo me io a occhio e croix sceglierei... Oh, capivo, lui. Cioè, però, scusami, non ha messo in considerazione. E se lei fosse stata una scambista o una ragazza aperta? Indovinando il numero 8. Mi sta sembrando di fare l'esame di quinta superiore. Hai rotto la finestra. No, sei stato tu. Chi sta mentendo? Un classico scenario, no? Come quando giocavamo a pallone con i propri amici e si faceva un danno. Era sempre legge buttarla nel culo agli altri. A me succedeva con la pallina di carta in casa. Facevamo una pallina di carta e scotch, così di questa dimensione. Angelo sicuramente mi capirà perché è un anziano di merda come me, anzi più di me. Che hai detto? No, niente, apposta, mo, prenditi le medicine. Grazie. Comunque, come facciamo a scoprire chi ha rotto la finestra? Potremmo controllare le mani. Ah, madonna santa. Vedi che sto entrando già nel mood. Lui ha la mano che tremolia. Lui... bastardo. Qualcuno ha le mani sporche. Mi sa che sei stato tu. E quindi prima fai il danno e poi piangi pure. E stai pure incolpandolo al tuo amico. Sei proprio un infame. Mentire è peggio che rompere una finestra. Grazie. Dobbiamo dargli un nome. Grazie, Jumpy, per questa perla di saggezza. Ma andiamo alla nona domanda con scioltezza. È un limone, è un melo. Qui abbiamo una mela che scende. La vedo abbastanza. Può essere devo scuotere l'albero per far cadere il melo. E se gli dassi... Ecco qua. Mele, perfettamente, quindi è un melo. Cazzo vuol dire sbagliato? Perché? Mi sta facendo incazzare da morire sto gioco. I meli e i limoni possono crescere nello stesso ambiente. Che cosa vuol dire? Presumo di no, però non ho ancora capito come mai abbia ragione l'altro. Chi è sposata? Si potrebbe dire chi tra loro tre ha il personal trainer in palestra, che nel 99% dei casi è chi, diciamo, deve proiettare le proprie pulsioni sessuali su una terza persona, specie se è più giovane. Però non credo che ci sarà questa possibilità. Proviamo a leggere le loro manine. Ah no, sono i cellulari. Suocera e tesoro. Beh, suocera e tesoro, gli altri chi ha? Mamma e Maraia. Non ho detto B. Papà e Jasmine. Beh, suocera e tesoro, allora direi la C. Un grande applauso per Murri. Momento culturale. Akira Kurosawa è stato un regista e sceneggiatore giapponese che ha diretto 30 film nel corso di una carriera durata 57 anni. È ritenuto uno dei più importanti e influenti cineasti nella storia del cinema. Lo sapevate? Sapevastelo. Io direi di arrivare in maniera molto sciolta almeno alla quindicesima. Domanda numero 11. Qual è la sua materia preferita? Andiamo a vedere un po' che libri in merda sta studiando. No, i libri non me li fa vedere. Matematica 5+. Scienze 6-. Storia 10. Allora sei proprio un cristallo di secchione. Che palle la storia. C'è proprio la materia che meno... In realtà a me non mandavo di studiare un cazzo. Però effettivamente la storia era parecchio noiosa, dai, diciamolo. Chi è il padre? Minchia, domanda ricorrentissima. È sempre attuale. Allora, chi è il padre? Cara mia, vediamo un attimo nel tuo Apple Watch. Mamma e papà ti hanno chiamato, mamma e papà. Sì, va bene, come si fa a chiudere? Sono un idiota. Avevo capito che noi dovevamo trovare il padre del bambino, quindi quello che si era fottuto lei, invece il padre suo dovevamo cercare. Quindi all'Apple Watch chiamiamo il padre, effettivamente. Un padre stringe la mano di sua figlia per un po' e il suo cuore per sempre. Ok? Fa sempre piacere comunque ricevere queste massime. Chi è povero? Sicuramente non io. Vediamo cosa stanno bevendo. Ok, io d'ora in poi, prima di andare a iniziare a tappare a cazzo, cercherò di dichiarare il mio ragionamento. Vediamo cosa stanno bevendo o cosa stanno mangiando. Ah, lui è quello che mangia con i buoni pasto. Brutta storia, bro. Beh, allora direi che è C perché mangia con i buoni pasto. Che non c'è niente di male, attenzione. Ho riso solo perché faceva ridere il contesto, ma nulla in contrario. 14. Quale coppia è sposata?
Quella a sinistra sicuramente no, perché secondo me è questa. Non è questa. Avrei detto quella in basso perché sono gli unici che non ridono. Forse questi qua che sono allegri? Beh, ci può stare, ci può stare. Comunque, se proprio dobbiamo dirla tutta, è proprio la coppia sposata che è quella che non ride più. Concludiamo con la quindicesima, questo primo video. Qual è suo figlio? Beh, cazzo, mostra le tue prove. Minchia, i capelli, compà. Esatto. Non male, non male, non male. Spero che aumenti di difficoltà d'ora in poi, perché effettivamente sta diventando un pochettino too easy for me. E finiamo ovviamente con la perla di cultura, cioè il momento cultura. Bob Marley è stato un cantante, cantautore e musicista giamaicano, considerato uno dei pionieri del reggae. La sua carriera musicale fu caratterizzata da una fusione di elementi del reggae, dello ska e del rocksteady, nonché dalla sua voce e dal suo stile di scrittura particolari. Grazie mille per questa infusione di cultura. Ragazzi, io direi che questo video possa concludersi qua. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere un secondo episodio su Braindom 2 e lasciate un mi piace, mi raccomando, tenete il cervello attivo come me.